Benissimo, allora possiamo cominciare questa serata. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro su antispecismo ed ecologia, organizzato congiuntamente da Parte in Causa, Associazione Radicale Antispecista e da Radicali Ecologisti. Io dirò solo due parole per spiegare un po' il senso e le motivazioni di questo incontro e poi presenterò i relatori della serata. Dunque, innanzitutto partiamo dagli organizzatori. Siamo due associazioni, entrambe nate da poco tempo. Parte in Causa è nata lo scorso novembre in seno al Movimento Radicale ed è nata anche per contrastare una certa, diciamo, deriva, chiamiamola scientista, che è avvenuta nel mondo radicale, nel Movimento Radicale, a seguito soprattutto dell'attività dell'associazione Coscioni. Radicale Ecologisti è ancora più giovane, perché è nata quando? Ecco, l'8 marzo, anche la Radicale Ecologisti è nata così per contrastare altre derive, insomma, un po' crescitiste, sviluppiste, scientiste del Movimento Radicale. Siamo entrambe due associazioni comunque che, come dire, si aprono al mondo e quindi tra i nostri iscritti figurano molti non radicali, magari persone che non sono più radicali o che non lo sono mai state. Ecco, quindi siccome la nascita di queste due associazioni è avvenuta un po' quasi in contemporanea, fin da subito abbiamo instaurato un dialogo, abbiamo instaurato una collaborazione e gradualmente abbiamo capito che avevamo molti punti in comune, molte visioni abbastanza convergenti così sulla, come dire, su ciò che non ci piace della società attuale, sulla direzione in cui cambiarlo, e quindi ci è venuto naturale pensare di provare ad intavolare un dibattito, un dialogo tra appunto la prospettiva ecologista e quella antispecista, per provare a vedere appunto se e in che misura queste due prospettive possano essere in qualche modo conciliabili o addirittura complementari. Ecco, quindi questa è stata un po' la genesi. Detto questo, dico subito, per scanso di equivoci, che nessuno si sogna di volere minimizzare le differenze o relativizzarle o sminuirle tra queste due prospettive. Si tratta piuttosto di capire appunto fino a che punto sono inconciliabili o se non possono essere addirittura fonte di sinergia. Faccio un esempio: la differenza che di solito si cita a proposito di antispecisti ed ecologisti, che non è certo l'unica, ma quella che forse risulta più lampante, è il fatto che di solito l'ecologista medio, cioè l'ecologista che non sia anche antispecista, è in genere teso a concentrarsi su problemi di tipo globale, di tipo sistemico, che hanno a che fare, per esempio, se pensiamo agli altri animali, alle specie animali, ai rapporti fra specie e ai rapporti magari tra le specie animali e il resto dell'ecosistema. Mentre l'antispecista medio, cioè l'antispecista che non sia anche ecologista, in genere tende a concentrarsi sui singoli animali e quindi sulla, come dire, battersi per il diritto alla vita e alla non sofferenza dei singoli animali, e in genere tende, diciamo, a disinteressarsi a problematiche di tipo globale, di tipo sistemico. Dico in genere ovviamente perché le eccezioni ci sono e sono anche numerose. Ecco, quindi messa in luce questa, che è solamente una delle tante differenze, la serata di oggi crediamo possa essere un modo appunto per mettere a fuoco e chiarire queste differenze. Questo vuol dire anche che non vogliamo dare nulla per scontato, cioè ovviamente siamo partiti con l'idea che sia possibile questo dialogo tra ecologisti ed antispecisti, altrimenti non avremmo nemmeno fatto gli sforzi per organizzare questo evento, ma ripeto, non vogliamo dare nulla per scontato. Io ho una mia idea, ma potrei anche, non escludo di poter uscire da questa serata con un'opinione diversa. Ecco, a questo proposito volevo dire solamente due cose in più, se mi permettete, sono veramente brevissima, su quello che io personalmente intendo per dialogo e su quello che secondo me dovrebbe essere un dialogo per essere costruttivo. Allora, innanzitutto, l'ho già detto prima ma lo ribadisco, in questi giorni, in questi tempi anche di polemica e di accese discussioni nell'ambito dell'attivismo antispecialista, da parte di qualcuno si è veicolata l'idea che dialogare con l'altro, con l'interlocutore X, sia in qualche modo, voglia dire in qualche modo, pervenire a dei compromessi, magari, non so, addirittura mettere da parte le istanze del movimento per cercare collaborazioni che portino più forza o più sinergia.
Ecco, vorrei dire che nella mia visione di dialogo non c'è nulla di tutto questo. Secondo me, in questa fase storica, nella quale ci sono molti fermenti nella società, molti movimenti che sono nati e lavorano e che da vari punti di vista criticano l'attuale assetto, ma in cui molti di questi movimenti tendono molto spesso a guardarsi in cagnesco, ad essere diffidenti l'uno verso l'altro, se non apertamente ad odiarsi, e a rinchiudersi in ghetti identitari, i vegani, quelli della decrescita, quelli di non so che, della raccolta differenziata, eccetera, io credo che in questa fase sia importante soprattutto dialogare per conoscersi, per chiarirsi, per spiegarsi. Perché dico questo? Perché banalmente penso soprattutto alla prospettiva antispecista, che è quella che conosco meglio. L'antispecismo è un pensiero filosofico estremamente complesso, estremamente diversificato al suo interno. Ci sono punti di vista anche radicalmente divergenti, sia sulle origini dello specismo, sia sulle strategie da adottare. Ed è un pensiero, un movimento ancora molto poco conosciuto. E all'esterno, ancora oggi, l'antispecismo è visto sostanzialmente come totalmente appiattito sul veganismo, cioè sull'adozione di uno stile di vita vegano e sul proselitismo vegano come stile di vita, come strategia politica. Oppure, non so, l'ecologista, all'esterno è visto ancora oggi come uno che genericamente si occupa del verde, dell'ambiente, ma non sono conosciute per nulla le sfumature, le divergenze anche radicali, per esempio tra il semplice ambientalismo, l'ecologia profonda e altro. Ecco, quindi, secondo me, in questa fase dialogo, ripeto, dal mio personale punto di vista, significa innanzitutto chiarirsi, spiegarsi, dire chi siamo, che cosa vogliamo e perché. In secondo luogo, secondo me, un'altra funzione molto importante del dialogo, che spesso viene quasi sottaciuta perché sembra quasi che sia sconveniente, è quella di cercare di convincere l'interlocutore. Spesso quest'idea che si parli e si esprimano le proprie idee nella speranza di convincere l'interlocutore è vista quasi come qualcosa di sconveniente. Va molto di moda oggi dire, non lo so, ah, ma io non voglio convincere nessuno, per carità, io parlo ma non voglio convincere nessuno. L'avete sentito molte volte dire nelle conversazioni, no? Al che mi viene sempre da rispondere, ma allora che parli a fare? Cioè, raccontaci delle tue vacanze, raccontaci, non lo so, di cose tue, ma non si capisce perché parli per non cercare di convincere. Ora, infatti, a questo proposito volevo citare un passo brevissimo di un articolo recente di Tommaso Padoa-Schioppa, che parla proprio, che fa diciamo una difesa, un elogio della persuasione, intesa semplicemente come desiderio di convincere l'altro della bontà delle idee in cui si crede. E Padoa-Schioppa inizia con un esempio che è abbastanza interessante, se lo trovo, sì, e parla, allora leggo, è difficile immaginare che l'espressione del pensiero sia avulsa del desiderio di convincere il destinatario. Rudy Dorbusch, un grande economista recentemente scomparso, mi raccontava anni fa di come giovane professore giunto al Massachusetts Institute of Technology, imbevuto di certe idee economiche, fosse stato invitato per mesi a colazione da Franco Modigliani quasi ogni giorno per serrate discussioni volte a convincerlo dell'erroneità di quelle idee e della superiorità di altre. Non lavaggio del cervello, ma serrata interlocuzione con lo scopo preciso di persuadere. Ora, chiaramente, quindi la persuasione come volontà di convincere secondo me è una cosa non solo naturale ma anche desiderabile. Qual è il problema però? Che ovviamente per fare ciò, perché il dialogo abbia un senso e perché sia costruttivo, bisogna ovviamente non solo parlare ma essere disposti ad ascoltare e anche in qualche modo rispettare l'interlocutore. Okay, quindi Modigliani e Dorbusch avevano idee radicalmente differenti, ma non solo erano persone estremamente intelligenti, ma avevano la capacità non solo di parlare, ma di ascoltare. E infatti poi Padoa-Schioppa continua dicendo un'altra cosa che secondo me è interessante a proposito del dialogo. Osserviamo il proselitismo, cioè come volontà appunto di persuadere, come atteggiamento individuale come parte dell'ordine sociale. Che cosa si può immaginare di più naturale, più civile in un uomo che lo sforzo di convincere il prossimo di ciò in cui crede e di cui è persuaso? E per converso, dal punto di vista di questo prossimo, che cosa si può immaginare di più incoerente con un atteggiamento davvero teso alla ricerca della verità che l'esclusione a priori del tentativo, considerato invece addirittura offensivo,
che un altro potrebbe fare di persuadere della bontà del suo pensiero e delle sue posizioni. Ogni dialogo con l'altro deve, per essere davvero tale, divenire anche un dialogo con se stessi. Deve ammettere il dubbio, accettare l'ipotesi che la nostra posizione sia rivedibile, che possa almeno contenere una parte di errore. Così l'interlocutore del dialogo, da avversario, diviene nostro alleato, proprio in quanto contribuisce a perfezionare la nostra verità. Da una conversazione che ha cambiato le nostre idee, usciamo con un sentimento di pienezza ancora più grande che se fossimo stati noi a convincere l'altro. Ecco, secondo me queste parole esprimono molto bene quella che è la mia idea personale di dialogo, insomma. Quindi, tentativo di comunicare le proprie idee e convincere nel rispetto reciproco e nell'ascolto reciproco. Altre cose che volevo dire, quindi appunto ritornando a questa serata, naturalmente il dialogo può anche portare a concludere che le prospettive sono radicalmente differenti e inconciliabili. Questo è un esito possibile del dialogo, ma anche questo, a mio modo di vedere, è comunque un risultato, perché comunque si perviene, diciamo, perlomeno a essere d'accordo sull'essere in disaccordo. Ecco perché poi può, secondo me, può essere utile il dialogo. Naturalmente, qui scendo un po' nel concreto, così, dell'attivismo, perché il dialogo è la condizione preliminare per poter poi decidere eventualmente di intraprendere delle strategie di lotta comuni. Questo ovviamente è un esito possibile. E secondo me di strategie, diciamo, da intraprendere appunto insieme tra radicali, tra ecologisti e antispecisti, ve ne sono diverse. Voglio citare solamente un esempio, perché poi i relatori parleranno un po' cose, diciamo, di ampio respiro, giustamente, e quindi voglio un attimo fare un esempio concreto. Per esempio, nell'ambito dell'attivismo antispecista, la parte più consapevole del movimento da tempo si rende conto che il proselitismo vegano, che per carità di per sé non è affatto un male, non è sufficiente, diciamo, bisogna in qualche modo fare un salto di qualità nelle strategie di lotta al sistema di sfruttamento animale. E allora, a mio modo di vedere, e non solo mio perché ne ho parlato con alcuni attivisti, una di queste possibili strategie alternative e complementari potrebbe essere, per esempio, quella di smettere di concentrarsi esclusivamente sul consumatore, che è l'ultimo anello di una catena lunghissima ed è anche l'anello in genere più debole, perché manipolato, appunto, all'informazione distorta, perché schiavo, come siamo stati tutti noi, di abitudini inveterate e anche di credenze, insomma, radicate, no? Allora, una strategia complementare potrebbe essere quella di cominciare invece ad attaccare i produttori. E a questo proposito avevamo parlato anche appunto con l'interno dell'associazione. Un'idea potrebbe essere quella di cominciare a lavorare per togliere i sussidi pubblici che l'industria zootecnica riceve, sussidi che vengono appunto dati sia a livello di Unione Europea che a livello di Stato italiano, che ovviamente provengono dalle nostre tasse e che rendono, tra le altre cose, il mercato della carne un mercato drogato, un mercato falso, e che rendono, tra l'altro, l'impatto del veganismo assolutamente irrilevante. Fin qua, perlomeno fin quando è, diciamo, si esplica in uno zero virgola di così, incremento del veganismo. Ecco, questo è un esempio molto semplice di strategia che secondo me ecologisti e antispecisti potrebbero portare avanti congiuntamente. Naturalmente ognuno con le proprie motivazioni, non è che poi uno deve abbracciare per forza le motivazioni salutiste o ambientali se è antispecista e viceversa. C'è un'altra strategia che mi viene in mente, di cui si potrebbe discutere, che però è più delicata dal punto di vista della prospettiva antispecista, che è quella, per esempio, di chiedere l'abolizione degli allevamenti intensivi. Credo che un ecologista non avrebbe difficoltà ad appoggiare una strategia di lotta, una battaglia simile. Dal punto di vista antispecista, un obiettivo del genere è in sé ovviamente desiderabile, perché chi non vorrebbe che gli allevamenti intensivi scomparissero domani? Ma da parte degli antispecisti ci sono alcuni timori, diciamo, anche fondati, non ingiustificati, sui contraccolpi negativi che ciò potrebbe avere, sempre ovviamente per sfruttamento animale. Però magari anche di queste cose si potrebbe parlare, magari non in questa serata, in un'altra occasione. Allora, io quindi, per finire questo discorso, spero appunto di aver spiegato perché secondo me dialogare è importante, e ripeto,
dal mio punto di vista, secondo me la prospettiva ecologista e la prospettiva antispecista hanno solo da guadagnare da una conoscenza reciproca, perché da un lato io credo che è quasi paradossale pensare che la prospettiva ecologista, che è arrivata a giustamente rimettere in discussione profondamente il nostro rapporto con la natura e quindi ha acquisito la consapevolezza della necessità di rivedere in modo radicale come noi ci rapportiamo al resto della natura, ecco, è un po' paradossale che poi in questo insieme di natura vengano esclusi proprio gli animali non umani, che sono insomma della natura una parte più importante. E quindi in questo senso io credo che la prospettiva ecologista si potrebbe arricchire dalla vicinanza con la prospettiva antispecista. Di converso, io credo che l'acquisizione da parte degli antispecisti di una prospettiva anche, e sottolineo anche, ecosistemica, globale, se vogliamo olistica, insomma, che in qualche modo acquisisse la consapevolezza dei problemi appunto di natura ecologica e delle interdipendenze che sussistono a livello di gestione di questi problemi, secondo me sarebbe molto utile anche proprio per riuscire a trovare, per essere maggiormente in grado di trovare soluzioni antispeciste a problemi di natura appunto sistemica, ecologica, eccetera. Perché io credo che personalmente la torre d'avorio ponga il rischio che poi, se noi ci rinchiudiamo nella torre d'avorio e guardiamo così dall'alto in basso, ponga il rischio che poi le soluzioni le trovino altri, e c'è il rischio che ovviamente queste soluzioni possano non piacerci, e c'è il rischio ancora una volta che queste soluzioni scarichino, come è sempre successo, i problemi sui più deboli, cioè in primis gli animali non umani, ma diciamo una buona fetta anche dei più deboli tra gli umani. Ecco, quindi io ho concluso e prima di dare la parola ai relatori, due parole di presentazione appunto sui relatori. Il primo relatore è Marco Maurizi, che molti di voi conoscono, filosofo, attivista, ha scritto numerosi libri sull'antispecismo, di cui uno è disponibile se volete a fine serata. È studioso di teoria critica della società, di filosofia della storia e di Adorno e del pensiero della scuola di Francoforte. Poi abbiamo Filippo Schillaci, che collabora con l'università, oddio non mi ricordo se Roma 2 o Roma 3, Tor Vergata, Roma 2, si occupa di antispecismo e non violenza ed è collaboratore del Movimento per la Decrescita Felice di Vallante. E l'ultimo relatore è Fabrizio Cianci, che ha un dottorato in urbanistica e si occupa di ecologia, urbanistica e architettura. Io direi che lasciamo la parola al primo relatore, poi ci saranno insomma 5 minuti di domande, poi passiamo al secondo e poi lasceremo un po' di spazio per il dibattito generale, prima di poi andare al buffet. Benissimo, io quindi lascio la parola a Marco e vi ringrazio ancora una volta di essere qui.